Allora, lasciatevelo dire in faccia. Io Ma come ve ne uscite? Da un tentativo di sequestro di persona. Come ve ne uscite? Ve lo ripeto. Da un tentativo di sequestro di persona. I padroni della mia vita. L'ha detto pure l'avvocato, quello là. Eliminando il problema. È risolto il debito. Qua, neanche se eliminate il problema, perché ormai l'ho detto in faccia. I padroni della mia vita. Io vi vedo, vi sento. Voi mi vedete bene con i binocoli, che cannocchiali. Vedete chi ve la ficca. Ma un nato stato, cata fatto. Avete fatto gli interessi dei padroni della mia vita? In più con che modalità? Terroristica? A me mi sembra un po' cose terroristica. No? Picchiù vegni metere. No? E voi siete i serenati. Siete nati stamattina e non sapete un cazzo di niente, i serenati. Ma come ve ne uscite in tentativo di sequestro di persona? Ve lo ripeto, i padroni della mia vita, carissimi, bennato asciutto proprio, ve ne siete usciti, ma ve ne siete entrati da un'altra parte dove non ve ne siete usciti più. Ora non sento niente. I serenati sono nati stamattina, sono nati. Poverini, non sanno niente loro. I soldi li prendete per fare i serenati. Oh, vado a sospicchiare! A sospicchiate! Non venisci di più, vedremo come finisce. I padroni della mia vita, stu pugno di sequestratori di merda. E aspetta, voi fate la concomitanza, siete associati. Ma la sbrigo io solo? Me la sbrigo da solo? Ah, non vi sento. Non sento né pireta e né gente capace ora. Però mi vedete, ah? Ho virato qua ficca, il soggetto. Sono calmissimo, calmissimo, voi non sapete quanto sono calmo, ma no, sereno, perché anche se mi eliminate, anche se mi eliminate, come ha detto l'avvocato, se levo un debito, ma ho fatto, si sa, e va picchiato in dopo tutto sul culo. Ha capito? Te stai un pezzo.